Questi giorni sono stati consegnati i premi a tutti i vincitori e partecipanti del concorso artistico-letterario Don Michele Rendina, giunto alla sesta edizione. Vogliamo ricordare chi era il sacerdote Michele Rendina? Sì, oggi mio zio avrebbe compiuto 48 anni di sacerdozio. Ovviamente mio zio sarei di parte, però dicevo sempre che Don Michele, sì, io sono un parente diretto, però per quello che ha vissuto durante la sua vita era di tutti, perché lui veramente, essendo stato un prete di paese, si prodigava con tutte le famiglie, sia per quanto riguarda diciamo la beneficenza, ma soprattutto nel rapporto umano. E questo credo che sia un poco il giusto premio di quello che è stata un po' la sua vita, che poi, come ben sapete, ci ha lasciato 7 anni fa in maniera proprio improvvisa. E è stato bello quindi ricordarlo con questa mostra, e quindi ringrazio ovviamente la mia famiglia, ma soprattutto l'amministrazione che ha sposato immediatamente questa causa. E quindi grazie ad Anna Maria e grazie a Nadia Merlino, che ha veramente organizzato e ha curato in maniera proprio perfetta questa cosa. Assessore, quindi da che cosa nasce questa idea? Bene, io a dire la verità conosco Primiano Rendina da un po' di anni e so di questa sua lodevole iniziativa. Il fatto di voler ricordare suo zio per quello che è stato un prete, come dire, importantissimo per la nostra comunità, per la comunità pricenese. Quest'anno ho proposto a Primiano di, come dire, dare un valore aggiunto a questa sua idea. Negli anni scorsi lui aveva sempre l'abitudine di organizzare un pranzo sociale e poi dare delle borse di studio ai ragazzi bisognosi. Quest'anno gli ho proposto di far conoscere di più la figura di Don Michele Rendina ai ragazzi delle scuole soprattutto, per cui insieme abbiamo condiviso questo percorso da proporre ai ragazzi e ai bambini dalla scuola materna alla scuola media. Abbiamo condiviso appunto il bando del concorso, che è stato avviato in collaborazione con le scuole e con le insegnanti già dalla primavera. I bambini sono stati coinvolti in iniziative e attività didattiche e hanno prodotto degli elaborati sia letterari che artistici. Al che poi dopo, per concludere, diciamo, tutto il lavoro, a fine anno scolastico c'è stata questa, come dire, premiazione che ha visto tanti vincitori contenti, soddisfatti anche del loro lavoro, e grazie appunto all'impegno di Primiano Rendina hanno ricevuto dei doni sia in denaro come borse di studio, ma anche doni didattici adatti magari alla loro età. Quindi io ringrazio a nome dell'amministrazione la famiglia Rendina per quello che fa a livello di impegno sociale, ma sono anche contenta perché ha dato l'opportunità alla cultura pricenese di approfondire meglio la figura di questa personaggio che per Apricene è stato importantissimo. È, diciamo, un valore in più che abbiamo dato alla nostra cultura, conoscere anche un uomo che ha speso tanto della sua vita per il bene degli apricenesi. Quindi diamo appuntamento al prossimo anno. Io, ecco, sarei contenta di poter riproporre questo concorso anche il prossimo anno, anche perché ha ricevuto, come dire, grande applauso un po' da tutti i partecipanti. Quindi poi penso di sì, Primiano già ha iniziato a organizzare il nuovo pranzo per la fine dell'estate, già in programma nel mese di settembre, il nuovo pranzo dedicato allo zio, e quindi sono sicura che continueremo, magari con qualche piccola differenza. Magari svilupperemo qualche altro tema riguardo sempre la figura del sacerdote. Approfitto solo un minuto anche per ringraziare qui con me Nadia Merlino, operatrice culturale della biblioteca, che è stata, diciamo, davvero colei che ha seguito nei minimi particolari, nei minimi dettagli, come lei sa fare con precisione e accuratezza tutto diciamo, l'iter procedurale del concorso. Quindi grazie a nome della famiglia Rendina e dell'amministrazione comunale. L'ho fatto veramente con molto piacere, perché sono stata onorata di poter collaborare a questa grandiosa manifestazione. È nata appunto per onorare la figura di un nostro parroco che ormai fa parte della storia di Apricena, e siamo stati ben felici quindi come biblioteca comunale di aver fatto da tramite tra il parroco e la cittadinanza, in questo caso rappresentata dagli alunni e dai bambini, che si sono così avvicinati ad un nuovo tipo di cultura, non soltanto quella testuale ma anche quella orale, perché in effetti hanno intervistato e hanno studiato, per così dire, le voci dei loro nonni, dei loro zii, delle loro famiglie.
e quindi hanno iniziato a collazionare tutto quello che è stato raccolto, per cui ciò non toglie, penso, è vero Assessore, possiamo anche poi realizzare in un prossimo futuro magari proprio un testo a questo punto, quindi trasferire l'oralità in un testo su Don Michele, cosa che finora sì. non è mai potrebbe stata, essere uno sviluppo, potrebbe essere anche un'idea. Grazie quindi veramente tantissimo sia all'assessore e vice sindaco Anna Maria Torelli che a Primiano Rendina con la sua famiglia.